Ed eccoci ritornati in una nuova reaction, io sono Fans, come al solito insieme a Robby, questa sera per la reaction al nuovo, nuovissimo album di Dylan, conosciuto più che altro come Pyrex, da poco ha cambiato nome, e abbiamo qua un album con 14 tracce di cui sono già note 5 pezzi sono già noti, però tra poco andremo a vedere la playlist, la tracklist per bene. Prima, Robby, raccontaci un po' di questo Dylan. Per me rimarrà sempre Pyrex, membro storico della DPG, e comunque dal 2015-2016 hanno iniziato a questo nuovo genere, possiamo dirlo, che hanno lanciato questo nuovo genere di trap in Italia. Esatto, ormai 7-8 anni fa sono passati. Sì, tanto tempo fa una hit, credo Sportswear sia la hit più famosa della DPG, adesso la DPG si è sciolta con l'uscita prima di Side e poi di Tony, e a seguire anche la separazione di Pyrex, Wayne e Tony. Tony l'anno scorso ha fatto uscire il suo album, si chiamava Untouchable, da solista, e quest'anno vediamo un nuovo disco di Pyrex, Dylan. Già alcuni pezzi che sono già usciti, tra tutti secondo me quello che ha più successo è Per Averti con Ercomi, bellissima, esatto. E poi vabbè, Love Is War, che è la canzone poi che dà il titolo all'album, è uscito la settimana scorsa, quindi insomma abbiamo altri 9 pezzi come hai detto tu, quindi non so se vogliamo vedere la tracklist. Ecco, adesso vediamo la tracklist. Più che altro stavo pensando, no, chissà perché questo cambio del nome, magari vuole distaccarsi da quel periodo là della DPG, non lo so. Ma diciamo che dall'impronta che ci ha lasciato negli ultimi pezzi, insomma, ci ha lasciato una traccia molto pop, un po' melodica, okay. E quindi soprattutto con Per Averti, Love Is War, anche gli ultimi pezzi, anche Sinfonia della Distruzione, sono pezzi più pop, più melodici, esatto, e ha abbandonato un po' questa trap, cioè che poi alla fine lui era proprio rap, il più bravo secondo me, è sempre stato il più bravo. Esatto, potrebbe essere per quello. Magari anche, non lo so, potrebbe aver avuto qualcosa con il logo, perché mi sa che c'è un logo Pyrex che esistano, sì. Può essere, non lo so. Secondo me sì, questo album è un mix, un po' lascia un po' il suo genere, lo riprende perché comunque ha rilasciato un po' di storie su Instagram chiedendogli se dei fan hanno chiesto se c'era il rap, lui ha detto comunque il rap continuerà a esserci, cioè con Tony, con Ernia, insomma, dopo andremo a vedere un po' tutta la tracklist, però dopo si avvicina anche a questo nuovo genere che presume che diventi poi il suo genere futuro, il principale. Allora, guardiamo la tracklist. Ecco, una cosa che notiamo subito, l'assenza, no, di Side e Wayne, che in teoria avevano anche fatto pace, perché mi sa che c'è stato un po' un mezzo litigio. Sì, con Side, sì. Sì, la cosa che fa più, che stupisce di più, è l'assenza di Side, assolutamente. Non si sa, vabbè, comunque manca Side, ma abbiamo un sacco di feat, tra cui, adesso andiamo per ordine, il primo Aurora da solo, il secondo con Sick Luke, Un'altra guerra, L'inferno della stanza, un altro singolo, No Love con Tony F, quindi qua compare Tony F, dopo abbiamo Illusi con Noise e Gue, che secondo me sarà quella un po' più hit, più interessante. E oltretutto ho visto un commento su Instagram di Nice Skinny, che commentava proprio con Illusi, potrebbe essere che l'abbia prodotta lui. Ci sarà la sua produzione. Potrebbe essere. Poi dopo, andando avanti, abbiamo Isaac Sub-Zero, che è stato insomma è un grandissimo artista, ha fatto pezzi molto interessanti, tra cui Muer, Ego e quant'altro. E poi dopo abbiamo Ernia, Gaia, e come fit, insomma, terminano qua. Ercomi, appunto, dicevamo prima, in Per Averti. Partiamo col primo, Aurora, primo pezzo. Dimmi il tuo amore quanto costa, non riesco a trovare una risposta. No, due donne insieme non fanno una vera donna. Sono stanco di costarmi, guardami, suona qui e parlami, non andare, calmati, piangi una bambina passiva, aggressiva, diventi cattiva quando mi di. Mi hai reso freddo gennaio, febbraio, il cuore mi ha fatto. Non riesco a trovare una risposta e svanisci come il sole che tramonta nell'aurora. Apre con un pezzo d'amore bello, bello intenso, non so se tu hai qualche informazione magari su chi possa... a chi possa essere riferito. Riferita. Così non mi viene in mente, però sì, secondo me si vede proprio l'impronta che vuole dare all'album, questo cambio genere che ha un po' caratterizzato questi suoi pezzi precedenti, quindi... Vero,
Vediamo le prossime. Sì, mi correggo un attimo che Wayne ha fatto uscire l'album l'anno scorso e ha Ok. fatto uscire l'album da solista che poi si chiama Succo di Zenzero Volume 2, che era il Succo di Zenzero, era l'album della Dark, lui ha fatto Volume 2 da solista, quindi è il terzo album da solista dopo Tony e Wayne, questo di Pirates, di Ok, Dylan, una bene, informazione in più. bene, bene. D'accordo, quindi apre così l'album, insomma, di andare subito con la prossima che è appunto prodotta da Sick Luke. Tu non so se hai idea di chi ha prodotto le altre a questo punto, perché... C'è qualche produzione di Mr. Bonky Ok. sicuramente, però altri al momento, cioè Sick Luke principalmente secondo me, però col fatto che c'è scritto Feat. Sick Luke non voglio che gli altri siano prodotti da altri artisti, sicuramente sarà così, Mr. vediamo. Monkey, se non sbaglio, ha prodotto un sacco di bellissimi pezzi, tra cui quelli di 13 Pietro, no? Mi Sì, sembra che sia. assolutamente, sì. Esatto. Avanti, un'altra guerra. Pugnali dentro la schiena. Dovermi vivere un'altra guerra. La base. Qua si spinge la base, infatti è molto più cruda questa canzone, secondo me, molto più da street, e poi secondo me quando inizia a rappare lui così è sempre stato uno dei più forti anche dentro cioè, della Dark, il più forte secondo me a rappare. Ma poi l'ha detto, ha detto tipo con il più dark, fotti con il più dark, Sì. quadre. Secondo me sì, la produzione spinge, produzione Con questo full sembra un sound. organo, tipo qualche nota di un organo. Sì, perché Bello. poi cambia anche ritmo, poi adesso si sente molto spesso questo cambio di flow nella stessa Sì. canzone e all'inizio sembra un po' più tranquilla, poi inizia proprio a spingere, cioè pum pum, cioè proprio ci Sta siamo, prendendo il via. Andiamo con la sì. prossima che è l'inferno nella stanza. 3, 2, 1, via. Dipendo dalle tue labbra, guardo avanti, mi dare gli altri andarmene per primo. Spero di... Ho perso la fame, quindi sto a digiuno. L'inferno nella stanza fa scuogliare il muro. Non ho mai perso la testa, fino al giorno in cui t'ho persa. Più continuo a cerchiare, mobile al contrario, casa sotto sopra, cedo nel parco in cui canto. Prima mi guardavano tutti... Qua la base è molto più orecchiabile comunque da tormentone, no? Sì, ricambia il mood, diciamo, Bravo. cioè ritorna un po' come era il pezzo iniziale. Sì, ma non così tanto. Cioè, secondo me, per No. ora abbiamo visto tre stili un po' diversi, no? Il primo era molto più dark, e in confronto a questo che invece è un pochino Sì, più... poi la mezza trappata e mezzo, però sì, dai, secondo me le prossime tre è un bel tridente, quindi Infatti questa vediamo le si prepara, cioè, con prossime. Qua calma, perché ci adesso... demolisce. Dai, partiamo con la quarta, No Love, con Tony F. 3, 2, 1, via. Da quando sei andata via, dovrei fare terapia. Non mi serve con volevo dirti che ho cambiato in ogni modo chi ero e chi sarò. Da queste parti no, no, no love, no, no, no love, love, no, no, no love, no. Ed andare oltre il riflesso e mi guardi con occhi diversi. Pretese e pretesti, borse e gioielli, sogni ad occhi aperti. Ma questo, cioè, secondo me è un pezzo che cioè, un pezzo che può funzionare, cioè un pezzo che può avere il suo successo. E forse a me il ritornello ripetitivo così non mi fa impazzire. Quello è vero, quello è vero, un po' ripetitiva. Il titolo, stavo pensando al titolo, no? Secondo me questo No Love, visto che l'album si chiama Love is War e va molto lo slogan No War, No War, magari ha voluto fare la sua interpretazione con No Love della serie, da queste Sì. parti No Love. Aspettavamo sì, un album diciamo un po' filodrammatico, un po' nostalgico. Sì. Quindi le aspettative erano quelle. Ecco, da come aveva detto lui nel su Instagram, mi aspettavo. Lui ha detto il pezzo con Tony e secondo lui era il suo pezzo preferito. Mi aspettavo una trappata più pesante. Però insomma, Beh, seguo un po' il ok, scrivendo Instagram, così su quindi Instagram sicuramente le aspettative erano un po' diverse, però comunque un bel erano pezzo. diverse, però sì, cioè, a modo suo l'ha interpretata a modo suo, va bene. Ecco, secondo me meglio della prossima la vedo dura, perché abbiamo due Vediamo. pezzi forti insieme a Dylan e anche forse la produzione di Knight.
scopriamolo subito. Prima di ascoltare il pezzo vi invito a iscrivervi al canale, visto che ci impegniamo un sacco per fare questi video ogni weekend, ogni settimana. Quindi iscrivetevi e adesso sentiamo il pezzo. Mike Chuck spezza del collo come la breakdance. Yeah, sono la morte in persona, giocami negli ovetti Kinder. Stiamo neanche sotto tortura, American gangster, come fossi Frank Lucas gridando let's go. All black hoodie, giro tra i vicoli bui. Morta tutti gli infami, scritto sopra il mutra per illusi. Sogno d'aiuto, certa gente so, non ho ancora concluso, te chi sei? Mandi Nike pure questa Air Jordan 6. So questa Kush fumo appesso tutto il quartiere. Quando vedi che lo svuot, Bill, repalot. All black, UD, giro tra i vicoli bui. Tra post digital, alziamo soldi dal computer. Sputo rime. All black, tutto vette man. Io non faccio rap, mi dà la percentuale. A disagio per le indagini. Senti come giro tra i vicoli bui. Merda. Che bomba. Il pezzo trap è arrivato. Madonna. Questo è il ritornello killer di Pyrex, di Dylan, che si è sentito per anni in tante hit della Dark. Cambiare adesso è la prima che mi viene in mente, ma tante altre, anche Sportswear. Cioè, ritornello proprio ti uccide. Al di là di quello che dice, è un modo di fare ritornello che secondo me è già una hit, al di là di quello che viene detto. E poi vabbè, Noiz spicca molto di più di questo, secondo me. Noiz qua ha spaccato, quasi. Dai, fai un altro album, dai, ti prego. Qual è stato l'ultimo? 2019, 20. Cos'era? Virus. Virus, sì. Virus. Mm. Sì, sì. Ha fatto uscire un EP nel 2023. Vabbè. Bisogna rispettare un po'. Potrebbe essere che uscirà, dai, tra un po'. Però sì, no, questo è, per me questo è già il pezzo migliore. Dico, sì, per ora sì. Però sono curiosissimo anche del prossimo con Sub-Zero, che sì. Ci ha abituato sta esplodendo adesso. Ha fatto dei gran pezzi. Uno degli artisti più virale, cioè uno dei più... l'artista secondo me più virale di questo genere, secondo me è quello che ha più successo al momento. Mi sbilancio così. Canzone senza ali, 3, 2, 1, via. Non farmi domande, una vita in guerra, un giorno di pace, non sei sola, pensi a noi, o lui ti ha fatto. Un figlio di puttana io lo fotterei gratis, forza baci stanotte, trattengo il respiro fino a quando non chiamo, ma vorrei dirti addio. Dire come Dio solo se ha, baby, non seguirmi stavolta, so che ho fatto 0 gradi, il freddo mi congela le ossa, quando soffri senti terre mi domande. Una vita in guerra, un giorno di pace. Secondo me questa è la hit, proprio hit. Cioè, qua ha fatto una mina. Il ritornello è super orecchiabile da tormentone. Non mi viene in mente che il produttore, che quello sia il produttore di Icy, perché è il canto di Icy. Si sente all'inizio, no? Non mi viene il nome, ce l'avevo, però adesso non mi viene. Bod, produttore di Icy. Sì, comunque è lui, sì. Mi sento nelle canzoni di Icy. No, questo sì. Poi soprattutto mi piace molto quando sta per finire il ritornello, Icy ed entra Dylan subito. Rap, cioè brividi secondo me, ma sono venuti brividi subito nella schiena, istantanei. Sì, queste due per me, una dopo l'altra, fingono. Valgono tutto l'album quasi, perché veramente. Arriverà anche su album, dato che per ora ancora 0 album. Ah beh, è vero, come album nessuno. Tanti singoli, però, no, era uscito l'album Ego, era uscito l'album secondo me. Sotto 0, però è un EP. È un EP. Ecco. Dove dentro c'era zero, appunto Muer, Ego e Enco. Pensava, sì, insomma, c'erano quelle un po' più... Sì, album più non, per ora non ne ha. E invece album che abbiamo già reactato abbondantemente è quello di Hernia, che appunto è nel prossimo pezzo, Odio stare da solo. E tra l'altro ha lasciato la decima edizione, la decimo pezzo della saga di Lewandowski 10, che... Ah, è vero. Consiglio a tutti gli ascoltatori di andare ad ascoltarla, perché è una mina rap assurda. Settimana scorsa è uscita. È uscita venerdì scorso, sì. Ce lo siamo persi. È il Lewandowski, i suoi sono devastanti. Andiamo avanti, allora. Odio stare da solo. 3, 2, 1. Via. Odio stare da solo. Lei dice che sono un po'...
Siamo entrambi bugiardi, io mento le mente. Guardami negli occhi, prendimi, seriamente strecciando affari spenti. Le emozioni fanno sali e scendi. Te fa male, non la va di accettare, per cui continui. Adesso allora chi regalerò? Prima della mia fuga, prima che l'ultima immagine che avrei di me sarà della mia nuca. Il guadagno per fare sta roba è irrisorio, per quanto ci lascio irrisolto. Il viandante sul mare di nebbia dentro sta villa, accucciati sville in tutta Cina. Odio stare da solo. Il pezzo sembra fatto proprio apposta per Ernia, lui fuori classe. Sì, è vero, anch'io l'ho pensato proprio all'inizio, appena è partita la canzone, anche il ritmo sotto che è sempre piatto, cioè non in senso negativo, però è sempre uguale. Entra quei 30 secondi, 40, non so, pochi. Verso la fine, però sì. Più o meno. Ha dei termini molto, cioè, molto complicati, incastra la rima è molto, molto difficile, cioè, secondo me, rispetto a Dylan, magari Dylan è un po' più veloce, lui un po' più lento, però con termini, sì, parole come magente, mi ha colpito molto, poi descrivi questo viandante, che un po' mi ha ricordato un po' l'album di Madame, un po' quelle canzoni di Madame, per dire. Queste tre canzoni valgono l'album, cioè, te lo dico già. Ernia, fuori classe, ma poi ci ha abituato con... abbiamo sentito l'ultimo album, Buonanotte, eh sì. Hit, cioè... Hit, poi, più che hit, pezzi con una penna super, super interessante. Sì. Allora, andiamo avanti col prossimo, che è il nono dell'album, Cobain, si chiama. 3, 2, 1, via. Non voglio morire come Kurt Cobain, ho una fuori come Zane, non è mai stata con un third stage. Pezzi da 100, polvere bianche, tasche che fallisci tra due mesi, vatti a vendere gioielli, come i miei Balmain. 100 puntata con un dark buy, ok. Faccio fuori dirmi senza sostanze, alti e bassi non riarra. Non voglio morire con... Per ora l'unica canzone senza feat che ha quella cosa in più. Cioè, proprio... Mi ha stupito in più. Sì, a me personalmente sì. Sì, questa sicuramente, cioè, ci ha fatto vedere bene con la produzione di Miles, che sente Miles all'inizio. Ecco, infatti, si riconosce un po' perché ha sì, questo si riconosce, si riconosce, perché lui si dà molto questa base, poi anche molto remixata, con tanti... Si sente che proprio quando girano il disco per remixarlo, un po' come a Love Me, quando avevano fatto remixato tutti i pezzi uno dopo l'altro. Bellissimo. Sì. Lui si è fatto molti pezzi anche di questo tipo, molto particolari, su e giù che cambiano in continuazione. E anche questo pezzo è un po' la dimostrazione, secondo me. Però sì, per ora è l'unico pezzo da solo che ha una marcia in più, forse. E allora... Siamo al decimo pezzo con Gaia, Morto d'amore. Riderò, sono un egoista, non presto e non condivido. Ripeterò, ogni giorno lo vivo, com'è che si chiama? È come se avessi ricevuto un pugno in pan. Ma questa volta sono qui piena di polemiche. Mi trascico lì a beccare le tue mi dai la colpa e me lo fai apposta. Io ho le mie, di là le tue amiche arpie, yeah. Non sono in vena di polemiche. Ha spaccato un bel po' questo pezzo. Non me l'aspettavo così, mi aspettavo un'altra roba. Ti aspettavi? Gaia ha questo suono molto sudamericano, comunque molto latino, secondo me. È un po' celebra un po' questo funerale, amore e guerra. Poi, scrivere morto d'amore sulla lapide. C'è tutto il filo, no love, un po' tutto. Poi, sì, lui diciamo, ha rilasciato inizio aprile, durante, credo, il rasoio, rigor mortis, comunque quando ha fatto circa i due pezzi, un video in cui veniva celebrato questo funerale che dava l'idea appunto che cambiava definitivamente nome, cioè moriva Pyrex e nasceva il nuovo Dylan, quindi un po' ci ha confermato, diciamo, durante questo album questa idea, questo video che ha lanciato ad aprile. Esatto. Non so se... No, ma sono d'accordo, infatti sì, forse proprio potrebbe essere, oltre a Rasoi in particolare, proprio tutto l'album, quel change... Quel cambio, sì, è il cambiamento definitivo, sì, secondo me sì. Sì, chiude un capitolo e apre questo nuovo capitolo qua. Sì, esatto, però non dice che non sarà solo questo, cioè, ok, qua ha fatto vedere che fa anche pop, però non è solo questo, perché comunque
Il filo dell'amore e guerra c'è in tutte le canzoni, c'è anche in Illusi, soprattutto anche in tante canzoni, però comunque in Illusi, in Cobain, insomma, fa vedere che genere vecchio, comunque il Dylan vecchio rimane. Infatti, un po' in quest'album c'è un po' di tutto, secondo me. Ecco, io mi aspetterei di vedere magari nei prossimi tempi un pezzo con Side e Wayne, no? Magari sarebbe Una reunion bello. della Dark. Ma una reunion no, però almeno qualche feat qua e là ci potrebbe stare, capito? Sì, nell'album di Wayne ci sono stati sia Side che Dylan, però sì, nell'album di Dylan no, non li troviamo. Ho visto molte domande, credo che si sia motivato dicendo, credo che si sia giustificato dando una motivazione del tipo che non c'erano pezzi adatti per loro, insomma. No, Molti ok. artisti lo dicono, anche Madame, l'ultimo album, gli hanno chiesto perché non c'era Marracash, perché non c'era Elisa. Ha dato le sue motivazioni dicendo uguale che non c'erano i pezzi adatti, ognuno interpreta un po' come vuole. Non c'erano i soldi. Probabile. Dopo questi feat qua. Vabbè, a parte che Side and Co. sarebbero amici nel caso. Non credo. Comunque, fine qua, perché dopo abbiamo Rasoi per averti. Beh, la canzone preferita non può non essere Illusi al primo ascolto, è per forza quella. Poi non so, Illusi è mi dirai anche tanta la roba. tua. Io ti dico, no, ti dico sempre Illusi in realtà, molto anche senza Ali, però quella con Asi, quella lì molto in alto. Ecco, magari due parole anche sulla copertina che stavo vedendo adesso. Infatti, esatto, Questo volevo. gladiatore, e più che altro non capisco se ha del sangue tipo vicino alle orecchie, vicino alla testa. Anche ed è molto interessante che non sopra l'Instagram comunque sotto è la copertina che mette lui su che ha messo 40 minuti fa, 50 minuti fa, perché ricordiamo che siamo Su appena uscito Guarda, l'album. esatto, noi li E facciamo proprio a mezzanotte tonda, quindi quando lui scrive Love is War for you ora, Dylan, guarda la foto, poi adesso la guardo. te la lascio commentare a terra. Cioè, sarebbe lui prima? No. Sì, l'ho interpretata così anch'io. Eh beh, allora è chiaro, è palese proprio, sì. Adesso magari poi la metterò anche nel video, chiaramente, la state vedendo. Sì, appunto lui con la spada che ha sconfitto, forse, è riuscito a superare quel La capitolo. testa di lui stesso. Grazie per aver visto il video, io vi invito come al solito a iscrivervi, a commentare tutto quanto, ma prima una cosa importantissima perché questo maggio, questo giugno, quest'estate sarà piena di uscite, infatti tra cui... Esatto, Sarà piena di i testi, ma quelle a noi non interessano, c'è le lasciamo una cosa in agli altri. particolare che ci interessa. Una cosa in secondo piano, una cosa importante che è l'album di Emyskylla che uscirà la Ah, ok, prossima no, settimana, certo, quella è che c'è il importantissima. 19 maggio, ma la cosa più importante, se si può dire perché non è Si ancora può dire, uscito non niente, è certo, non è non è certissimo, però. certo, però l'album di Tedua, quindi la Divina Commedia, dovrebbe uscire il 2 giugno, quindi 2 giugno Segnatevelo. tutti sul canale. Alle 8 di mattina sarà già online il video, anche prima perché siamo gasatissimi per quell'album. Due album che, se sono bomba come questo, possono già un po' descrivere questa prima parte del 2023, questi primi 6 mesi, dai, mettiamola così. Tanti Merda, tanta roba. album che prima abbiamo visto. Esatto, quindi nei prossimi mesi, allora, settimana prossima, no, settimana prossima, Sì, sì. settimana prossima. Emyskylla, poi vediamo appunto se qualcuno annuncerà qualcos'altro nel frattempo, e poi il 2 giugno avremo forse questo album, questa Divina Commedia. Per E tantissime ora... cose di Emyskylla, quindi state sul pezzo perché ha già lanciato copertine di film, tanti hit, quindi sarà tantissimo anche lì di cui parlare. Assolutamente. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Visto che facciamo queste reaction proprio appena esce l'album, ci impegniamo un sacco per farle uscire il prima possibile. Quindi per l'impegno vi chiedo un'iscrizione, un mi piace. Ci vediamo appunto settimana prossima con Emyskylla. Rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.